Iperbanca, da più di 150 anni parliamo la lingua dei nostri clienti. Buongiorno Ada, come andiamo? Tiriamo avanti. Per Bianca, Bruno, Benedetta e Biagio. E per te, ovunque tu sia. Perché paese che vai, Iperbanca che trovi. Cari amici, ben ritrovati. Questa sera ci divertiremo. Potere alle donne, è difficile fare lo sport al femminile, Rafi. Ma devo dirti la verità, per me non lo è stato. Mi hanno chiesto, vuoi avere del tempo per decidere? E ho detto, guarda, sinceramente non mi serve, dov'è la penna? Ci state togliendo delle tenniste voi pallavoliste. Siamo noi tenniste. Ma io credo che il vantaggio, tra virgolette, è un po' anche quello che è facile praticarlo a scuola. Fuori la verità, ti aspettavi di diventare vicepresidente del CONI nazionale? No. Abbiamo avuti 120 di ospiti, tutti prestigiosi, atleti, dirigenti, imprenditori, giornalisti, politici, insomma tanti amici. Per vivere insieme una serata veramente magica. Così come magica è quella che ci apprestiamo a vivere quest'oggi, è il 19° appuntamento con Fantini Club Live. Un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo su Fantini Club, su Della Rivolley e su Oa Sport. Insomma, l'orizzonte si sta ampliando settimana dopo settimana. Di cosa abbiamo parlato 7 giorni fa? Di sport al femminile. Cerchiamo sempre di approfondire tematiche di estrema attualità. Lo abbiamo fatto, avete visto, con 4 grandi atlete, tra l'altro la nuova vicepresidente del CONI, Claudia Giordani, che è stata una grandissima atleta, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Innsbruck, e poi l'ex giocatrice della WNBA, Raffaella Machadri, l'ex capitana di Fed Cup, grande tennista Raffaella Reggi, e l'ex campionessa del mondo di pallavolo Rachele San Giuliano. Di cosa parliamo questa sera con i nostri ospiti dal 190 al 193, perché nel frattempo la serie si è allungata e sono tutti ospiti di grande livello, di prestigio e di qualità assoluta nei loro campi specifici. Stasera parliamo di un argomento molto particolare, vale a dire l'arte della danza. In effetti un mondo che sono molto felice e curioso di perlustrare con 3 artisti straordinari che conoscete sicuramente perché hanno avuto una incredibile visibilità anche dal punto di vista televisivo, ma con loro cercheremo di capire cosa deve fare un ballerino per diventare un étoile, per diventare una stella di questo mondo. E inizio salutando subito Clelia Cadio. Ciao Clelia, un vero piacere trovarti, come stai? Buonasera, benissimo, grazie Lorenzo e ciao a tutti, molto molto contento di essere ospite tuoi e di Claudio stasera. Sono molto contento che sei con noi, insomma sei diventato un grande personaggio, ma soprattutto sei un grande bellino, ci aiuterei a capire quanti sacrifici bisogna fare per diventare delle stelle di questo mondo. Ci sono molte affinità con il mondo dello sport, perciò siamo curiosi di poterle mettere a fuoco. Buonasera, ben trovata ad Ambeta Toromani. Una ballerina fantastica, ricordo, insomma, perché forse l'avete vista ad Amici, però è prima ballerina del Teatro dell'Opera di Tirana, perciò insomma parliamo di un'artista assoluta e della sua dolce metà nella vita e nell'arte, nel mondo artistico, Alessandro Macario. Ciao Ambeta, ciao Alessandro, come buonasera, stai? Buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. È un piacere. È un piacere assoluto. E poi il padrone di casa, ragazzi, perché l'uomo più vulcanico che sicuramente avrete avuto modo di conoscere, se non lo conoscerete, lo conoscerete, perché fra un po' ci spiegherete cosa accadrà a Cervia da Fantini a fine agosto, ed è Claudio Fantini. Ciao Claudio! Ciao a tutti, ciao Cledi, ciao Ambeto, ciao Alessandro. Ciao. È un piacere avervi con noi questa sera e parlare di danza, perché la danza... A mio parere è una grande opportunità anche per legare il nostro territorio al turismo e allo sport, perciò a stasera quelli che saranno in ascolto avranno tante novità per la nostra estate. Dunque io devo dire, Claudio, che mi aspettavo di vederti sulle punte, perciò devo dire, per adeguarti avresti dovuto presentarti così, in verità. Assolutamente, vabbè, adesso non ti faccio vedere, ma sono qua sotto che ho le ballerine, sto facendo degli esercizi per essere pronte
essere pronto con loro quest'estate per il grande momento al Fantini Club. Allora, poi dici solo la data, poi dopo pian piano svegliamo tutto quello che accadrà. Quando sarà? Dal 23 al 26? Clevi, parla tu. Clevi, sì, quando verrete? Dal 23 al 26 agosto saremo a Cervia, Milano Marittima, dove si svolgerà questa grande prima edizione di danza. Non sarò da solo, ovviamente insieme ad Alessandra Celentano, Ambeta, che è qui presente, Simone Nolasco, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli. Saremo sei docenti, i quali terremo non soltanto compagnia, ma daremo il nostro sapere, quello che abbiamo, insomma, il nostro bagaglio artistico di questi anni, a tanti allievi che verranno da tutta Italia. E la notte finale, quella del 26, ci sarà questo gala, spettacolo di danza in piazza Garibaldi, appunto a Cervia, dove ricorderemo, ci sarà uno spettacolo grande in memoria e in onore della signora Carla Fracci, che pochi giorni fa ci ha lasciato. Questo è l'evento. Poi il 25, Claudio lo può dire, il 25, una di queste date, saremo appunto ospiti, saremo insieme a Claudio, nel suo regno, diciamo, insieme a Francesco Capodacqua, che farà insomma una serata molto, molto bella. Ecco, abbiamo diviso, diciamo, tra divertimento e lavoro questi quattro giorni, che saranno all'insegna appunto della danza, divertimento e, perché no, anche vacanza. Veramente un momento meraviglioso che ci auguriamo tutti di poter condividere con voi, di applaudirvi, di apprezzarvi, insomma, per chi non lo conosce, di approcciare questo mondo meraviglioso. Visto che hai parlato di Carla Fracci, io vorrei iniziare proprio con un ricordo di Ambeta e di Alessandro, e poi ovviamente anche di Clevi, per questa straordinaria artista che ha onorato l'Italia, che ha onorato il nostro paese, non solo il mondo che voi rappresentate più che degnamente. Ambeta. Purtroppo abbiamo perso una unica, perché lei era unica, non rara, proprio, ma lo dico con un sentimento vero e proprio. Io l'ho incontrato la prima volta, l'ho incontrata nel 2002, proprio ad Amici, tra l'altro, e poi nel corso degli anni l'ho incontrata più volte, ci siamo viste finché non abbiamo anche fatto uno spettacolo insieme. Una volta gli ho detto che avrei voluto conoscerla gli anni in cui ballava, cioè gli anni in cui lei era molto più attiva rispetto a quando l'ho conosciuta, perché mi sarebbe proprio piaciuta vederla dal vivo. Quindi questo privilegio e questa opportunità e questa cosa meravigliosa non l'ho potuta godere dal vivo. Lo vedevo in video e tutto, l'ho studiata, non solo l'ho vista. Ne starei ora a parlare della signora Fracci, di Carla. Cioè, no, non basta oggi, però è una pagina della storia mondiale della danza, non solo quella italiana, perché veramente lei l'ha portata dappertutto, dappertutto. È stata in questo, è stata non generosa, ma di più. Alessandro? Sì, come dice Ambeta, ci sono tantissimi aneddoti che potremo raccontare qui. Noi abbiamo lavorato tanto con lei. Io ho avuto l'onore, il privilegio di lavorare con lei fin da bambino, perché quando ero alla scuola del San Carlo a Napoli, in uno dei suoi spettacoli, lei rappresentava Filomena Marturano, che è una commedia che tutti conosciamo, ed era fatta a balletto, e io avevo 16 anni e facevo uno dei suoi tre figli di Filomena. Questo è stato l'inizio della conoscenza con la signora Fracci. Puoi raccontare dopo, come ti rifacevi la battuta, per raccontare, sì, la battuta. Poi dopo dieci anni, avevo 27 anni, ero ospite al Teatro Massimo di Palermo, in un altro balletto
Franca Florio, un altro personaggio storico di siciliana, di Palermo, e lì facevo invece suo marito, per cui mi truccarono, mi invecchiarono. A un certo punto gli ho fatto anche una battuta, dico: signora, fra 10 anni farò suo nonno. e lei sarà ancora lì a ballare. Io speravo tanto che lei stava ancora qui, però rideva queste battute, non si offendeva, sì, no, proprio rideva e faceva, non si sa mai, perché lei poi, la sua più grande forza, e questo di grande insegnamento, lei non ha mai mollato, mai. Fino alla fine. Anche se magari la gente diceva, vabbè, ma adesso ha una certa età, lei di questo andava oltre. Incontri, libri, video, interviste, balletti, piccole partecipazioni, anche non perché fisicamente un 83-84 anni di una signora sono sempre, cioè anche se ballerina, però sono sempre 83-84 anni. Ma lei non mollava mai, in questo era... Sì, poi veramente lei ha portato la danza in quell'epoca lì, come si dice, la... sdoganata dal teatro, l'ha portata in tutte le piazze, in tutti i vicoli, in tutti i posti più sperduti dell'Italia. Sì. E questa è una grande cosa, perché la danza classica soprattutto è sempre stata un po' di nicchia in Italia nell'ultimo secolo e mezzo, perché prima invece non era così, era il contrario. Diciamo che è stata una grande testimonianza sicuramente del vostro, per usare un termine moderno, insomma, del vostro mondo, sì, che sì, è rappresentante. Credi, abbiamo anche una bella fotografia che ti trae con lei, il tuo ricordo di questa fantastica artista? Questa foto è scattata esattamente quasi un anno fa a Desenzano del Garda, nella scuola di Silvia, una mia amica da tanto tempo, dove collaboriamo anche professionalmente, e Carla è diventata proprio ultimamente, negli ultimi 5 anni, punto fisso della scuola. Veniva lì in questi 2-3 eventi che Silvia organizzava ed era sempre lì presente a insegnare. Cioè, tutti dicevamo, ma signora Carla, no, lei si alzava e lei insegnava con tutto il suo... volere, il cuore, senza mai, cioè, li tenevano anche una sedia lì, ma stava sempre in piedi, andava a correggere i ragazzi, le bambine, prendendole i piedi, a fargli vedere come si fa. Era molto tenace, e la sua lezione durava molto di più di quello che doveva durare, da 1 ora e mezza, e nessuno gli poteva dire niente. Guarda, Carla è presa quando si parlava di danza e quando insegnava, che è come se fosse la prima volta sempre. Ecco, questo è la sua, diciamo, particolarità che l'ha fatta diventare poi, come diceva Ambeta, unica. E molto carina con tutti, autoironica, sorridente. Abbiamo ricordi insieme, appena finivamo il lavoro, come per dire, andavamo al ristorante, però si faceva anche tardi il ristorante, e in quel tipico ristorante, che era diventato proprio un punto di ritrovo, ogni volta che andavamo a Desenzano, iniziava questa musica, si alzava il volume e lei era la prima ad alzarsi, e i camerieri rimanevano anche un po' così, cioè, come è possibile una Carla Fraci che si prende l'iniziativa, era la prima in tutto, e così attirava tutto il gruppo, i ballerini, gli studenti, gli insegnanti, diventava una festa, insieme sempre a suo marito inseparabile Beppe, una grande persona. Però Carla, io ho soltanto bei ricordi, anch'io come Ambeta Alessandro ho avuto la fortuna in realtà di incontrarla 10 anni fa, grazie a un programma Rai dove per poco tempo condotto facevo quello che fai tu adesso, Lorenzo, e intervistavo esperti, ballerini, coreografi, esperti del settore, e l'abbiamo incontrata nella sua casa romana vicino ai Fori Imperiali. È stato
un'unica volta, e da lì è entrato nel cuore, insomma, di tutti noi, lo staff. Da lì in poi ci siamo ritrovati più avanti, ecco, in questo contesto di Desenzano, insieme a Silvia. Però io non ho avuto mai la fortuna, sono sincero, di lavorare con lei, insomma, sul palcoscenico. Chi ha avuto quella fortuna come Ambeta Alessandro, insomma, sicuramente si portano a cuore un bellissimo ricordo. Beh sì, ma... Io sì, fortunato, sì. Molto fortunato. E poi ci rendiamo tanto conto di queste cose poi quando improvvisamente, perché sì, è stata molto improvvisa la sua scomparsa, sì. Troppo presto. Inaspettata per Inaspettata lui. Anche, lei aveva ancora, senza voler essere, non voglio rattristire, però... Lei voleva ancora, quando la chiamavamo, cioè nell'ultima, insieme al suo marito, al maestro Beppe Menegatti, faceva, ma dobbiamo fare quella cosa che abbiamo, era sempre così, era sempre un progetto. Sì, sì. Dobbiamo fare, comunque, bellissimi ricordi. Beh ragazzi, avete tratteggiato veramente una grande persona, oltre che una straordinaria artista, e questo ovviamente le fa onore assolutamente. Insieme alla sua famiglia, io l'ho vista quando ero ragazzino una volta, io sono di Reggio Emilia, l'ho vista al teatro municipale intitolato Romolo Valli, il Lago dei Cigni. Devo dire che insomma non avevo la capacità artistica, tecnica di poterla apprezzare, però ero rimasto estasiato nel vedere come era leggiadra nell'interpretare certo. Momenti. Cioè, se l'ho capita io, vi devo dire ragazzi che era veramente la sua fortuna. Dosa. La sua arte era quella che lei aveva la capacità di arrivare Entrare. A chiunque, anche a chi non era esperto di danza, perché di solito chi va a vedere l'opera è perché ama l'opera, chi va a vedere la danza è perché ama particolarmente la danza, quindi in un certo modo diventa anche, non esperto, però diventi un ammiratore verso quella forma d'arte. Lei aveva questa capacità, anche chi non capiva niente, anche chi non aveva mai visto la danza, lo so, ma è per tutti. Confermo. Sono contenta, lei sarà contenta, lei era il suo obiettivo. Ma quella poi è stata la cosa che l'ha resa unica, no? Come gli unici che esistono al mondo. Ragazzi cari, a proposito, ho letto che il Lago dei Cigni è stato fatale perché Cupido ha fatto partire la freccia. Così, cioè chi era Romeo, chi era Giulietta, facilmente intuibile, i cuori sono stati trafitti, è la verità? È la verità, sì. Insomma, bello, dai. La danza capita a volte nella danza. Ma anche nella vita, ragazzi, che bello questo, no? È sì, bello. Sì, assolutamente. Sì. Diciamo che è abbastanza usuale nella danza, ma non per me, per esempio, perché non volevo un fidanzato ballerino, devo essere sincera. Ridi non tu. Voleva né un fidanzato ballerino né un fidanzato napoletano. No, ma non verso Napoli, non verso Napoli. No, scherzo. No, faccio le autobattute. Due in uno, l'ho preso, ballerino e napoletano, tutti e due. Sì, perciò. Se devo sgarrare, faccio la grande. Claudio, scusami, adesso ti faccio entrare un attimo, ma cioè, cosa c'entra la danza al Fantini Club fino agosto? Toglici la curiosità, guarda che sono anche loro, cioè, toglici, cioè, questa ci mancava. Claudio, le ho viste tutte al Fantini Club, dove tra l'altro dire, dove mi trovo in questo momento, adesso perciò possiamo svelarlo dove sono adesso, allo Sportivo Hotel, posso dirlo Claudio, voglio dire. Cosa c'entra la danza qui? Perché? Cosa c'entra la danza? Innanzitutto mi ha fatto piacere conoscere Gledi l'altro giorno, perché come ti ho detto prima faranno questo evento dove il Fantini Club sarà un punto importante di questa serata, e tu sai che io sono sempre alla ricerca di novità, perché il turismo, io dico sempre, è una scatola vuota, il turismo è vuoto, bisogna riempirlo di contenuti. E quando c'è stata questa opportunità con Cledi, e adesso appunto anche Ambeta, Alessandro, di collaborare, ho preso subito la palla al balzo, nel senso che quest'anno partiremo con questo evento serale.
ma poi come ho detto a loro, a me piacerebbe insomma portare avanti anche delle collaborazioni, perché la spiaggia o Cervia, Milano Marittima, è ben pronta ad ospitare anche eventi fuori stagione. Noi, come tu sai, montiamo anche delle strutture da 300-400 metri sulla spiaggia, delle tensostrutture, dove dentro si può organizzare di tutto. Perciò ho proposto a loro, specialmente in aprile-maggio, o primi di giugno, settembre-ottobre, di organizzare degli stage dove li facciamo venire eventualmente a imparare o migliorare la danza e nello stesso tempo divertirsi, perché come tu sai la Romagna, il Fantini Club, l'atmosfera della Romagna ha qualcosa in più, dove la gente si diverte e può praticare le proprie passioni in maniera veramente veramente unica. Ragazzi, vi assicuro che è un posto magico, perciò insomma venite, vi troverete bene, insomma, ne sono assolutamente certo. Vorrei fare Io ho avuto la fortuna. Puoi confermare. Tranquillizza, ammette Alessandro che il posto è veramente unico. No, ce l'ha già detto, abbiamo visto dalle foto. Insomma, siete invitati appena vi è possibilità di venirci a trovare anche con Cledi. E così insomma ve lo faccio assaporare e vivere. Grazie. Vi devo dire che la realtà supererà la fantasia. Mario conferma su grande audio, questa ci mancava in spiaggia. Devo dire che tra tutte le iniziative fatte al Fantini Club mancava questa, però Claudio con la sua mente vulcanica non faremo rumore perché la danza classica è soave, non ha rumori. La mattina all'alba, quando proprio c'è quella tranquillità della mattina in riva al mare con l'alba che sale, la musica bellissima. Ragazzi, ha già l'aspetto anche scenografico, avete visto? Bello. No, fantasia che va, hai capito? Chissà cosa succede qua, ragazzi. Preparatevi che a breve ci sarà un palcoscenico fisso con il mare dietro come scenografia naturale. Cioè... Ma magari. Sono più io quello casinista. La sera, insomma, la disciplina, poi facciamo un mix. Allora ragazzi, io sono curioso perché ho detto prima che nella mia mente insomma vedo delle affinità tra il mondo dello sport. Noi parliamo spesso di sport qui con grandi atleti, con grandi dirigenti, con grandi personaggi e anche il mondo del turismo, però circoscriviamo il discorso allo sport, cioè lo sportivo ottiene grandi risultati se ovviamente sottostà a una vita di rinunce, di sacrifici, di tantissimo lavoro, di tantissimo allenamento, perché con solo il talento non si va da nessuna parte, il talento bisogna alimentarlo. E io vedo molte sinergie tra il mondo dello sport e quello che ho appena detto, però voi che siete interpreti ai massimi livelli del mondo della danza, confermate o smentite? Cledi, Ambeta, Alessandro, parlate voi, io vi ascolto con attenzione. Assolutamente, confermiamo, assolutamente, cioè la danza è una disciplina che è molto vicino allo sport, perché comunque il corpo, il fisico viene quotidianamente messo alla prova sotto la fatica, lo stress, i sacrifici, è una serie di caratteristiche che uno sportivo fa comunque in un'altra disciplina. Ovviamente la danza è una disciplina che poi ha anche la capacità, diciamo, comunicativa di una storia, di un balletto, di una musica, insomma, non perché lo sport non lo fa, però lo sport è molto più, come si dice in gergo adesso, Ambeta mi aiuterà. Come ti posso aiutare? È più rigoroso, più schematico. Beh, la cosa della danza è... La danza, ecco, appunto, ha queste sfaccettature più complete. Voi, questo è per amici, parlate pure. No, ma è come dice lui, cioè noi abbiamo proprio la parte di preparazione atletica come sportivi, nel vero senso della parola, cioè la tecnica. Poi, attraverso questa tecnica... si esprime un sentimento. Questa è la parte nostra poi artistica, cioè la tecnica diventa a disposizione della danza, poi diventa danza in un secondo momento.
però la tecnica, quell'allenamento noi ce l'abbiamo uguale a come gli sportivi. Tu devi fare 8 anni di un'accademia di danza, di una scuola di danza, dove dopo 8 anni diventi un ballerino e da lì in poi comincia la tua carriera. Ovviamente la formazione è un po' più complessa perché c'è danza, c'è passo a due, c'è danza di repertorio, c'è danza di carattere, ci sono le danze folcloristiche, c'è la danza contemporanea, quindi ci sono anche altre discipline che si aggiungono a questo per farti diventare ancora più completo. Completo. Le per punte, avere una conoscenza, per avere una conoscenza, sì, una conoscenza sì, più ampia. Più ampia. Nella sua semplicità è complessa la danza, ecco, però è semplice con me e con gli sportivi ha una grande affinità perché i sacrifici, le rinunce, tra virgolette sacrifici, sì, perché poi è quello che noi amiamo fare, quindi alla fine non diventa più un sacrificio, un piacere, è uguale a quello dei sportivi. Non c'è differenza tra questi. Ti credo. Alessandro, prima ti faccio vedere una fotografia e dopo vai sull'argomento e mi giuri che non è un fotomontaggio. Io lo giuro, se ci credete. Io lo giuro, forse può essere un fotomontaggio perché vedi la gamba di Ambeta dietro non si vede, quindi allora c'è questo dubbio. No, non è. È una foto fortunata perché è una foto scattata in scena e il fotografo è stato bravo che ci ha preso nell'attimo esatto. Che è un secondo quello in realtà. No. Sono estasiato, ragazzi, il nostro Matteo è stato bravissimo. È una foto che credo che esprima veramente tantissimo. Alessandro, allora, qui eravamo, così la spiego anche la foto, qui eravamo al San Carlo forse o sì, a Trieste, no, in uno San di questi Carlo, due teatri. San Carlo. E questo è un balletto di un coreografo del Novecento molto importante, Roland Petit, ed è Coppelia, un balletto si chiama Coppelia, un balletto di diciamo repertorio ormai neoclassico, sì, si può dire, è bellissimo, un bellissimo balletto. Per quanto riguarda l'argomento di prima, Alessandro, perdonami, devo fare una domanda a Claudio. Claudio, non gli chiedere di fare il salto, ma sì, lo mette in mezzo in questa posizione, puoi anche metterti per terra se si riesce a fare la spaccata, io giuro che ti facciamo lievitare dopo con la fotografia, il nostro Matteo riesce a fare delle alchimie. Ma domani Lorenzo, visto che sei anche tu il Fantini Club, cominciamo ad allenarsi. No, ho detto tu, non io. No, solo io, no. Visto che abbiamo la sabbia bella soffice, cominciamo a fare qualche balletto, qualche salto e poi vediamo cosa succede, dai. Complimenti, ragazzi. Ormai si fanno delle magie col Photoshop. Comunque, complimenti. La magia della danza, Alessandro. Sono molto curioso. Scusami, non ho sentito. Via della danza, perché lì l'abbiamo vista espressa, cioè io lì sono incantato. Le magie della danza, dietro a quelle magie te devi fare un sedere grosso come una capanna. No, la differenza poi, ritornando all'argomento di prima, tra sport e danza, che poi la danza è un'arte, non è uno sport, è proprio nella performance probabilmente, perché mentre gli sportivi vanno col punteggio e la performance è assolutamente tecnica per la, sì, maggior parte degli sportivi, per noi poi dopo c'è tutta una parte diciamo di anima, di arte, di interpretazione, di quello che puoi dare quando sei sul palcoscenico e di uno scambio di energia che c'è tra il pubblico e l'artista, che è fondamentale, e quella poi si crea quell'alchimia meravigliosa che ci manca quando smettiamo di ballare, ecco. Veramente, ragazzi, io questa sera sono estasiato, sono veramente molto contento di parlare questa sera di danza e sono contento di aver scelto anche come titolo l'arte della danza, perché tu lo hai confermato adesso. Brava, Alessandro. No, così è. Mai titolo poteva essere migliore di questo. Grazie. Ho cercato di interpretare ovviamente quello che si voleva rappresentare questa sera. Credi, allora parliamo un attimo di televisione, ragazzi, perché la TV è stata
diciamo così, importantissima per voi, ma anche per il mondo che rappresentate, perché ha dato una visibilità incredibile, popolarità, vi ha fatto entrare nelle case di tutti gli italiani in maniera prepotente. Cosa ha significato nella vostra carriera artistica, nel vostro percorso anche che avete fatto e state facendo, Amici, oppure tutte le altre trasmissioni a cui avete partecipato, insomma, poi tu sei diventato attore, poi ne parliamo, insomma, anche Ambeta, insomma, ha fatto tutto, è stato importantissimo. Lui sì, inizio a risponderti dalla parte dell'attore. Io ho fatto soltanto un'esperienza. Come uno? Cioè, hai fatto la fiction con Monella Nucci. Hai fatto due. No, hai fatto la tua passo a due. Hai fatto passo quello di due. Bicchio anche. Brava, brava. Forse vabbè, non ha tanto. Ho due e mezzo. No, perché volevo un Claudio la cura del cuore. Non ci sono mezzi attori. Sì, ma sono due. Alla terza esperienza sei attore a tutti gli effetti. Bravo, bravo Alessandro. Ecco. Manga quella mezza. Sai cosa? Io sono molto sono sempre stato molto autocritico verso me stesso, perché è questione di non di mancanza di rispetto, però ovviamente quando noi definiamo il lavoro nostro dei danzatori faticoso, tanti anni di lavoro, di sacrifici, passione, rinunce, eccetera, eccetera. Mi dispiacerebbe che con due esperienze, capito, c'è subito il titolo attore, perché io dico così quando gli altri si autochiamano ballerini, con due o tre esperienze. Vabbè, capito? Ma stavamo questo scherzando, era... certo, non che non lo sei, non, certo, cioè... che non lo sei un attore. No, no, ma non... No, dai, ecco, grazie. No, vabbè, ma quelle sono le esperienze che per quanto riguarda l'esperienza televisiva, sono ovviamente devo tanto alla mia formazione accademica, quella fatta a Tirana, che è la stessa poi di Ambeta. E poi c'è stato un cambiamento sociopolitico in Albania e io sono arrivato in Italia, ma prima che arrivasse Amici ho fatto altre esperienze e altri lavori, diciamo. Mi sono arrivato in Italia nel 91, poi definitivamente nel 92 fino al 97, quando ho iniziato le prime esperienze in TV con Buona Domenica per tantissimi anni, e negli anni 2000 è arrivata questa trasmissione che inizialmente si chiamava Saranno Famosi e poi successivamente Amici. E lì incontrai Maria proprio durante le prove generali di Buona Domenica. Era un sabato pomeriggio, noi facevamo sempre queste prove generali prima della diretta della domenica, e i due studio 2, studio 3 di Cinecittà, cioè quello di Maria C'è posta per te e Maurizio Buona Domenica, erano una fronte all'altra e lei veniva sempre a vedere le prove. Quel giorno io è capitato veramente che sostituivo un altro ballerino che era andato a Milano e ballavo con una mia collega Sabrina Amato. E lì, da quello che poi mi hanno detto, il coreografo Garrison all'epoca, Maria ha chiesto se potevamo fare questo balletto interno alla sua trasmissione C'è posta per te, per smorzare insomma un po' il clima che di solito sia C'è posta, nel senso sono delle storie molto forti, con varie tipologie, e questo balletto, diciamo, che usciva un po' dalle corde della trasmissione, e da lì è nato, diciamo, il successo, cioè il successo di Cledi, non come ballerino, perché alla fine facevamo delle cose super facili, adesso per lei erano grandissime, per me erano, insomma, molto ironia tra lei, il pubblico e tutti noi, il corpo di ballo, ha fatto sì che ha vinto
insomma, la semplicità nell'occhio del pubblico. E da quel momento in poi è nato Amici, perché Maria veramente si è innamorata della danza. E si è innamorata della danza e è nato questa trasmissione Amici, dove io sono stato ovviamente uno dei primi, insieme a un altro mio collega Ir, e poi successivamente, già il secondo anno, se non erro, è arrivata Ambeta. E da lì, insomma, è iniziato, diciamo, la escalation del successo televisivo. Ma io lo dico sempre, e ho detto sempre anche Maria, che grazie a quello che io ho avuto da piccolo, insomma, lo studio, tutte le cose che abbiamo detto prima, sono frutto, insomma, di una professionalità che poi mi ha portato avanti. Perché oggi in televisione, oggi come oggi, cioè, fare televisione non è sempre sinonimo di talento. È per questo che mi sento di dire che, insomma, il talento e il lavoro e avere le spalle coperte da una professione con quale l'Accademia ha aiutato la formazione è molto importante. Te l'avevo visto qui, leggiadro, potente, insomma, devo dire che da vecchio uomo di televisione tu buchi il video, sicuramente, Cledi, è una caratteristica. Non è di tutto. Non è di tutti i personaggi veramente, insomma, lo si dice tra l'altro in tecnico, per dire se uno colpisce l'immaginario collettivo quando va davanti al teleschermo, tu lo fai. Prima di arrivare ad Ambeta vi faccio vedere la fotografia della prima volta in cui una ballerina ha vinto Amici, cioè quest'anno, che è Giulia Stabile, e questo è sicuramente un altro processo evolutivo del mondo della danza. E arrivo ad Ambeta, che è arrivata, insomma, poco dopo Cledi. Anche tu hai avuto una grande visibilità di carattere televisivo molto importante, hai fatto più ruoli, allievo, corpo di ballo, docente. Cosa ha significato nella tua carriera, ma cosa significa secondo te una platea così importante come una trasmissione di rilievo, ricordiamolo, su una delle televisioni più importanti d'Italia, perché voglio dire, non è che sei andato su il canale 528, con tutto il rispetto, non so quale sia, cioè andare su canale prima serata, sì. Importante. È così, ragazzi, cioè, faccio no, è così. C'è una differenza fra un canale e l'altro, fino lì, no, fino lì arrivo. È così, hai ragionissimo. Importante. Hai ragione, ma allora quando sono arrivata ad Amici tramite il signorino che sta là dall'altra parte, perché lui è un appassionato di video, ma io lo prendo ancora in giro perché non ci conoscevamo, cioè io sapevo chi fosse lui, ma lui non sapeva la mia esistenza, anche perché è un attimo più grande di me, di 5 anni, non tanto, però è più grande di 5 anni, e venne in teatro e io stavo facendo le prove. Ad un certo momento chiede al maestro che ci teneva la prova, al maestro Alia Agron, fa: ma lo può ripetere, perché io lo volevo riprendere? E io faccio: ma io veramente sono veramente stanca, maestro, è fine prova. E lui fa: no, ma dai, poverini loro, sono degli emigrati, non so se vedono la danza là dove stanno, faglielo un'altra volta. Questa cosa me lo ricordo come adesso. E lui fece questo video, che poi fece vedere a Maria, e lei disse: ma può venire a fare l'audizione? E così io sono arrivata in Italia. Questo è il modo. Sono arrivata tramite lui, che non mi conosceva, che mi chiamò e mi disse: ti va di venire a fare l'audizione in una trasmissione che si chiamava all'epoca ancora Saranno Famosi, perché io l'ho iniziata come Saranno Famosi, l'ho finita come Amici Saranno di famosi. Maria De Filippi, quell'anno, e io ho detto ok, va bene, e così sono arrivata in Italia. E poi qual era l'importanza dei ballerini? Esattamente quello che dice Cledi, cioè ci sono dei personaggi televisivi quali sono diventati famosi per nessun tipo di meritocrazia, e questo è agli occhi di tutti, non è una cosa, non ci possiamo nascondere dietro al dito. Però quello che ci accomuna almeno a noi è che dietro alle spalle dietro a questa popolarità non c'è lavoro,
non è dal nulla. Ed è importante soprattutto per chi ti vede, soprattutto per i giovani, ma è importante perché loro abbiano la fortuna di appassionarsi a qualcosa che non per forza deve essere la danza, perché quella passione lo trascini per sempre. Una volta che ti appassioni a un strumento, a una danza, a uno sport, a qualsiasi cosa che ti piace fare, rimane l'amore della tua vita, quindi rimane l'hobby, la passione, e per alcuni, come noi penso, è diventata il mestiere, perché lo inizi così, lo inizi un po' per gioco. E quando sei poi dall'altra parte, come in una trasmissione importantissima, perché viene vista da 5-6 milioni di persone, tu hai la responsabilità di trasmettere questa cosa. Cioè ti senti anche responsabile. Almeno io a volte me lo sentivo addosso il peso. Non per niente ho sempre voluto fare quello che era la mia disciplina, quindi la danza classica o neoclassica o contemporanea, di modo che le persone conoscevano anche questo ramo che in televisione lo vedi raramente o quasi per niente, perché non è prettamente ha necessità anche di spazi e di un contenitore teatrale più che televisivo, e quindi in televisione è anche difficile farlo, ma non infattibile. Infatti lei si innamorò, lei e Maria, della danza classica, tanto che l'ha portato poi per anni avanti, ma perché anche lei si innamorò e si incuriosò di quest'arte, soprattutto dei ballerini e di questa fatica che fanno i ballerini e di questa disciplina e di questa fissazione, devozione che hanno anche verso quest'arte. Perché, anche perché l'ha provato sulla sua pelle, perché mi ricordo che facevamo le prove. Per quel ballettino di 5 minuti che durava, lei si rese conto che un giorno mi disse: ma voi fate tutte queste prove per 5 minuti? Dalla mattina alla sera per 5 minuti? Ha detto, sì. Hai capito? E da lì è nato. No, ma perché poi questa è un po' l'opinione comune di tante persone che insomma fanno anche le battute facili, oramai ci siamo abituati. Quando appena scoprono che siamo ballerini, vabbè, dai, mi fai due passi, insomma. Vi divertite. Però vi divertite, no, ecco, divertimento. Oppure ti dicono, cosa fai il ballerino? E di lavoro cosa fai? È vero anche questo. Anche questa. Comunque, per tornare al discorso di Ambeta, racconta un po' come sono arrivato, perché mica c'erano i telefonini, no, come oggi che uno fa... Oggi lui va con questo in giro. Ma all'epoca non c'era, perché era 2002, sì, io sono arrivata nel 2002, lui arrivò con quelle telecamere, sì. Dove sono? Così? A spalla, così, è andata in giro, cioè quello che fa adesso con il telefonino, all'epoca lui lo faceva con questa telecamera, infatti sembrava tutto strano, perché andava dappertutto con questo e riprendeva quello che poi gli interessava a lui. È una di queste cose che riprendeva, ero anch'io. Sembrava un telecronista. Sì. Bravo, Pedi. Sì. Stasera avete sentito parlare tante volte di lavoro, abnegazione, sacrificio. Io ho letto un po' di voi, per molte cose le sapevo, molte cose le ho imparate e le apprezzo ancora di più. Per quanto riguarda Alessandro, leggo, ore e ore di allenamento lo hanno reso molto sicuro di sé, perché in effetti... Chi l'ha scritta sta bugia? Potete vedere, insomma, se l'ho letto adesso, è così, ma ti fa onore, perché voglio dire, ci si allena per acquisire sicurezza. Torno indietro, rimendo il nastro, visto che parliamo un po' di televisione, perché da bambino sei entrato nella scuola di ballo del Teatro San Carlo di Napoli? Perché io un po' di curiosità ce l'ho. Cosa ti ha fatto scattare la scintilla? Allora, no, io ho iniziato prima di entrare nella scuola di ballo del Teatro San Carlo, ho iniziato a 4 anni. Ah, addirittura. Ho iniziato a 4 anni in una scuola privata perché avevo un problema alla schiena di scoliosi e il dottore, il medico, disse a mia mamma che avrei dovuto fare della ginnastica. E siccome mio zio, che era anche lui un primo ballerino, adesso è in pensione,
al San Carlo, aveva una sua scuola e io ho iniziato lì per gioco. Mia madre mi disse: vai a fare danza, io volevo giocare a calcio e invece, mi sono trovato a fare una sala di ballo a 4 anni. Poi dopo mi sono appassionato nel tempo, perché mi sono trovato in mezzo a tutte ragazzine, mi piaceva, e quindi scherzando. Non è questa la ragione. No, sto scherzando, era una battuta. E poi ho fatto il concorso al Teatro San Carlo, perché poi mi sono realmente appassionato, e a 9 anni ho fatto il concorso, tra l'altro, con la signora Fracci in commissione, mi sono dimenticato, perché lei all'epoca era direttrice della scuola di ballo del Teatro San Carlo, quindi c'era lei in commissione, e io avevo 8 anni, manco a immaginarlo che dopo 20 anni ci ballavo insieme, capito? Fantastico. Mai l'avrei, me lo sarei sognato. Comunque, questo per dire quanto fa bene fare o sport o danza, ma un'attività fisica, perché poi, ecco, nel caso suo ha recuperato anche questa scoliosi che era sicuramente da bambino, insomma, poi dopo ti costruisci il fisico e l'aggiusti se c'è un problema. Allora, dopo dovrete fare un po' di promozione, ragazzi, anche per i giovani. Intanto Mario dice: questa sera è un vero piacere ascoltare le storie dei tuoi ospiti. Io condivido assolutamente, ragazzi, state... Grazie. Magicamente coinvolgendo tutti quelli che ci stanno seguendo con questo nuovo sistema di comunicazione, ragazzi, perché cioè, non c'è solo la televisione. Adesso sapete che dopo il lockdown il web imperversa in maniera incredibile. Allora, hai parlato di scoliosi. Noi a Fantini Club Live abbiamo un fisioterapista che ci dà dei consigli, li ha dati ai giornalisti, li ha dati agli atleti, sono consigli anche elementari. Per voi ovviamente sono due esercizi che farete quotidianamente a più riprese, ma chi vuole danzare ascolti con attenzione, per fare un po' di prevenzione, il nostro Luca Marchegiani, che oggi si trova tra gli ulivi di Castiglione Fiorentino, che è un posto bellissimo che vi raccomando, ragazzi. Dato lui. Ciao a tutti, oggi siamo qui in versione campestre per parlare di ballo e di danza. Non voglio annoiarvi con le patologie riguardanti appunto questi tipi di sport, possiamo definirle, però vi posso suggerire un paio di esercizi che possono esservi utili per poterli praticare nella maniera più corretta e anche in abbastanza in sicurezza. Questi due esercizi sono questi. Il primo è un affondo reverse, un affondo all'indietro, fatto partendo dalla posizione in piedi. Metto le mani posizionate con i pugni sotto il mento per mantenere il tronco eretto e fare un passo in genuflessione all'indietro, ripetuto per una decina di volte. Tengo fisso una gamba pivot ed eseguo 10 movimenti prima da un lato, 10 movimenti dall'altro. Questo è un forte esercizio di stabilizzazione, utilizzo delle gambe in maniera simmetrica. Possiamo poi vedere il secondo, si chiama Russian Twist un po' modificato. Io porto le gambe sfalsate una rispetto all'altra, metto incrociate le mani in questa maniera, tipo cosacco, ruoto dalla parte controlaterale, lo sguardo rimarrà sempre avanti, facendo dei saltelli in rotazione, non affondando troppo, frenando ad ogni passo la rotazione estrema tramite gli addominali, una decina di volte, ripetuto per 2-3 serie. E l'esercizio, Claudio, non poteva che avere il nome di un ballo, no? Russian Twist, perciò l'ultimo, mi aspettavo che tu lo facessi, Claudio, cioè, volevo dirti così messo, perché gli altri esercizi più o meno li ha fatti, ragazzi, ma l'unico che ha fatto è stato questo: giro la collo a destra, giro a sinistra, più di quello non l'hai fatto. Metti in per la cervicale. Sei muto, Claudio. Ho preso appunti, Lorenzo, ho preso appunti. Così domani anche tu facciamo, non so tecnicamente come si definisca, e poi l'esercizio questo un po' più facile faremo.
Cominciamo da quello facile. Ogni settimana Luca ci dà dei consigli apparentemente semplici, ma se li mettiamo in fila tutti gli esercizi, abbiamo questo bilanciamento, no, ragazzi, del corpo, lo sapete, la propria eccettività, voi siete maestri in questo, perciò non devo assolutamente insegnarvi nulla. Ragazzi, abbiamo ancora qualche minuto da condividere, io vorrei che voi faceste promozione al mondo della danza per i giovani. Dite quello che volete. Va, credi. Argomento mi piace, sono contento, vai. No, nel senso che, cioè, io ho la fortuna, tutti noi abbiamo la fortuna di condividere gran parte della nostra quotidianità con le nuove generazioni, loro i quali vorrebbero fare questa disciplina come lavoro, e noi glielo auguriamo con tutto il cuore. Ovviamente tutte le cose che abbiamo detto poc'anzi saranno li accompagneranno durante tutto questo percorso che è difficile, ma che alla fine ti dà delle grandi soddisfazioni. È importante essere costanti, ma la cosa più importante di tutte è che devi piacere a loro in primis, non ai genitori, a loro. Poi i genitori li devono sostenere, perché senza i genitori comunque, giustamente, insomma, è una disciplina che richiede un po' di sostegno, però deve piacere a loro, no? Perché, insomma, la mamma ha voluto farla da piccola, non si è riuscita, e la figlia la deve fare a tutti i costi. No, se no, così poi magari quando crescono capiscono che hanno sbagliato, e poi addirittura, non dico che la odiano, però trovano altre strade. E poi il mio consiglio oggi è studiare con tanti insegnanti, non con uno solo. Devono apprendere, devono essere come spugne per far sì che il loro corpo si abitua a tanti movimenti diversi. Poi saranno loro a decidere su quale disciplina, insomma, sono più portati, e così facendo porteranno avanti uno studio, un lavoro che poi potrebbe diventare appunto un mestiere, un lavoro. Vado? Vai. Io invece direi che se scegliessero arte, sport, se scegliessero musica, ma anche se scegliessero tutto il resto dei mestieri, devono scegliere il mestiere è la cosa che li fa e li rende felici, perché solo in quel modo poi riusciranno a realizzare veramente quello che vogliono, cioè quello che fanno. Anche se scegli di fare l'università, lo devi scegliere perché lo vuoi fortemente fare, non perché sei obbligato da circostanze. E quando trovi il piacere di farlo, allora tutto diventa, non è più un sacrificio, non è più niente. La danza, in questo in particolar modo, la danza è anche uno stile di vita, un po' come lo sport anche. Quindi te lo porti veramente per tutta la vita, anche se non diventi un ballerino, anche se non diventi un tennista o un calciatore, tu hai una forma mentis che è in più e che te lo porti sempre con te. Quindi, in più a quello che ha detto Credi, secondo me anche questo. Devono scegliere quello che gli piace fare, finché si può, ovviamente, perché poi le circostanze sono, ognuno li vede a sé, però se possono. Finito. Niente, io, hanno detto tutto loro. Non è vero. No, io mi associo assolutamente, è la verità quello che hanno detto, e il mio consiglio è quello di essere appassionati, curiosi e di approfondire qualsiasi cosa si voglia fare, di andare fino in fondo. È la cosa che poi ti resta nel tempo per tutta la vita, la curiosità e la passione e la voglia di approfondire quello che stai facendo. La danza ti dà una conoscenza di te stesso che tantissime altre discipline probabilmente non ti possono dare, per cui in questo è una meraviglia. Al di là che poi uno riesca a fare il ballerino, come ha detto Ambeta, o no,
Però la danza ti dà veramente una marcia in più, una conoscenza del tuo corpo che altrimenti non si riesce a capire. Insegna, ma alla fine insegna i valori che poi saranno utili ai ragazzi, la disciplina, l'educazione, il rispetto, tutte caratteristiche che oggi non è che si vedono. Sì, ma anche superare i propri limiti, ecco, anche affrontare le tue paure, scusami. Pardon. I limiti. È vero, ragazzi. Per noi è stato con così. Gli altri. No, no, figura, socializzare con gli altri. Siamo un mondo, ragazzi, che abbiamo scoperto questa sera con grande, grandissimo piacere. Claudio, allora, comunque, voi avrete, cioè chi ci ascolta, avrete la possibilità di fare. Non si sente. Non si sente. Penso che stava dicendo, per chi ci ascolta, avete la possibilità, io posso aggiungere questo che dice lui, perché per esempio la cosa che mi ha mancato tanto nei miei anni formativi in Albania è che tu avevi quell'insegnante per quella cosa e non potevi andare da altre parti. Ah. Quindi la possibilità di fare Claudio? Page non c'era. Avrei voluto tanto, perché ma non perché devono venire a fare stage. Ce ne sono tanti in Italia, quindi possono scegliere dove vogliono loro. Però l'occasione, la possibilità di fare anche uno stage in vacanza, quindi non con lo stress anche dei genitori che non ti possono venire a prendere, non ti possono portare, ma in uno stabilimento dove tu stai lì e quindi è tutto quello che succede lì intorno, è una grande opportunità, perché i genitori sono più tranquilli e loro sono anche più tranquilli di esprimersi e di se sono aperti di imparare qualcosa, ecco. E poi anche di rilassarsi. Claudio, ricordiamo le date allora, 23-26 agosto? Cosa succede? Ma diciamo che 23-26 agosto c'è questo grande evento organizzato da Clady Dance e tutto il suo staff a Cervia, ai Magazzini del Sale, ma il 25, come dicevamo prima, ci sarà una grande serata, una grande cena sulla spiaggia al ristorante Calamare, dove oltre al cibo ci saranno questi grandi ospiti, ci saranno dei momenti dedicati all'arte della danza, perciò tutti quelli che sono in ascolto e gli piace il mondo della danza, poi sotto data possono prenotare la loro cena e stare insieme ai loro grandi idoli, perciò ecco, insomma, quella settimana per Cervia, Milano Marittima e per il Fantini Club sarà un grande momento per invitare, per far venire gli appassionati dell'arte della danza a Cervia. Allora ragazzi, è stato veramente un piacere stare con voi, conoscervi da vicino, avete fatto capire quanto affascinante sia questo mondo e ne avete parlato con un entusiasmo, con una partecipazione emotiva, con amore, se posso dirlo, che mi ha coinvolto, insomma, capisco se uno parla perché deve parlare o perché se vuole e gli piace parlare, e voi appartenete alla seconda categoria, perciò... Lorenzo, scusami se mi intrometto, ma la passione... La novità è che si esibirà anche lui, ragazzi, con voi il 25. la danza lo possono fare più o meno tutti, però si può fare... Ecco, noi esageriamo più o meno. Ambeta, quello che diceva Lorenzo, io dico che la grande passione, la grande forza, come noi questa sera abbiamo capito dalle vostre espressioni, dalla vostra voce, solo con questa grande determinazione si può arrivare ai vostri livelli. E capisco che per quel poco che io ho praticato sport, con il poco di sacrificio, arrivare ai vostri livelli avete dovuto rinunciare tanto, e complimenti per quello che siete riusciti a fare e che farete ancora. Grazie. Allora, grazie di cuore a Clady, ci vediamo a fine agosto a Fantini, grazie Ambeta, grazie Alessandro, grazie a voi. E Claudio, cosa succede nel weekend? Paddle? Questo weekend del 5 e il 6 ci saranno due grandi appuntamenti di sport. Uno, vabbè, di paddle con il Milan, ufficialmente porterà a giocare
i grandi campioni come Dida, Serginio, Gans, Eranio e tanti altri. Sarà con noi anche il grande Mister Sacchi per le premiazioni, perciò chi gli piace il paddle, che è il nuovo sport del momento, noi al Fantini abbiamo due campi e fra poco forse arriveranno tre campi per l'opportunità di allenarsi sulla spiaggia. E poi in parallelo, sempre per rimanere nel mondo del calcio, ci sarà un grande evento di football, la pallavolo coi piedi, dove oltre 100 ragazzi quasi da tutta Europa verranno a giocare sulla nostra spiaggia. Perciò insomma, ogni weekend al Fantini una grande opportunità di sport e di energia, di sole e di divertimento. E comunque, poi dobbiamo posso dire un'ultima? Sì, ammetta. Comunque io ho iniziato come ginnasta, lo voglio dire questo, perché io ho iniziato con lo sport. Brava. Sì, quindi per 4 anni. Bravissima, vedi, si inizia da piccoli per poi diventare grandi da grandi. Il 30 di luglio, Lorenzo, li invitiamo anche loro al grande momento finale che faremo con tutti quelli che hanno partecipato a queste serate, dove ci sarà un momento di sport e turismo, in questo caso metteremo anche l'arte, e poi si finirà insomma con una cena sulla spiaggia in riva al mare. Ecco, il 30 di luglio, se non avete impegni in giro per il mondo, vi invitiamo e sarete i nostri ospiti. Ci saranno. Grazie, volentieri. A voi. Grazie Cledi, grazie Ambeta, grazie Alessandro, grazie al nostro Matteo Scienzo, come sempre perfetto in regia, aveva scelto delle foto bellissime che vi riguardavano. Grazie. Grazie al nostro Luca Marchegiani. Ciao Claudio, ci vediamo martedì prossimo con Fantini Club Live e tutti gli amici della Rivolley, di Oa Sport. Un abbraccio, viva lo sport. Lo diciamo questa sera con grande, grande ammirazione. Viva la danza, che è una vera e propria arte. Ciao grazie a tutti. Buona serata. Cari amici, ben ritrovati. Questa sera ci divertiremo. Potere alle donne, è difficile fare lo sport al femminile, Raffi. Ma devo dirti la verità, per me non lo è stato. Mi hanno chiesto, vuoi avere del tempo per decidere? E ho detto, guarda, sinceramente non mi serve, dov'è la penna? State togliendo delle tenniste voi pallavoliste. Ma noi tenniste. Ma io credo che il vantaggio, tra virgolette, è un po' anche quello che è facile praticarlo a scuola. Fuori la verità, ti aspettavi di diventare vicepresidente del CONI nazionale? No. Avuti 120 di ospiti, tutti prestigiosi, atleti, dirigenti, imprenditori, giornalisti, politici, insomma tanti amici, per vivere insieme una serata veramente magica.